GF VIP, cosa è successo dopo la puntata? Blocca la porta rossa, Oriana si difende. Cosa è successo dopo la puntata serale del Grande Fratello VIP 7 trasmessa questo lunedì 20 marzo su Canale 5? Al centro dell'attenzione c'è stata l'eliminazione del tutto inaspettata di Antonella Fiordelisi che, contrariamente ad ogni aspettativa, non ha ottenuto il numero di voti necessari per accedere alla finalissima ed è stata fatta fuori dal gioco. E, subito dopo la diretta serale delle reality show, Edoardo Tavassi non ha perso occasione per ironizzare contro l'eliminazione della sua acerrima nemica all'interno della casa di Cinecittà mentre Oriana ha fatto chiarezza sulla squalifica di Daniele. Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale del Grande Fratello VIP 7 in onda su Canale 5. Tavassi ha messo dei cuscini davanti all'ingresso della Porta Rossa, così da poter scongiurare un possibile rientro in casa di Antonella dopo la sua eliminazione definitiva dal cast di questa edizione. Un gesto che non è passato inosservato tra i fan social delle reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Molti dei quali si sono scagliati contro Tavassi. Tavassi che mette i cuscini davanti alla Porta Rossa per essere sicuro che Antonella non ritorni più. Che personaggio squallido, ha scritto un utente commentando la scena che ha visto protagonista il fratello di Gwendalina Tavassi dopo l'ultima puntata serale del GF VIP 7. Edoardo non merita di arrivare in finale, davvero un personaggio negativo, ha commentato ancora qualcun altro puntando il dito contro il concorrente. E poi ancora, subito dopo la puntata serale di questa settimana, c'è stato spazio anche per lo sfogo di Oriana Marzoli. La quale ha spiegato la sua versione dei fatti dopo la squalifica di Daniele Dal Moro dal GF VIP. Signorini in trasmissione ha svelato che questa decisione è stata presa proprio in seguito ad alcuni atteggiamenti troppo forti che Daniele ha avuto nei confronti di Oriana e dopo che la concorrente stessa si era lamentata con altri suoi compagni di gioco. Ma figurati, io sono stata 2 settimane con questo ragazzo molto affettuoso e non mi lamentavo di niente. Ha esclamato Oriana parlando con Nicole di Daniele. Insomma, Oriana sembra essere ritornata sui suoi passi, ammettendo di non essere stata infastidita dagli atteggiamenti di Daniele Dal Moro. Dato che non avrebbe considerato così grave l'accaduto al punto da farlo fuori dal cast della trasmissione a poche settimane dalla finalissima di questa 7ª edizione del GF VIP, in programma il 3 aprile su Canale 5. Da mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus poți să sari sus, sus, sus.